Bentrovati amici agricoltori a questa nuova puntata di Agriinforma. Siamo sempre qui a Milano Marittima in occasione di questo importante convegno dedicato appunto a TMC Cansela e Industria Savid, e oggi ci concentriamo in questa puntata su TMC Cansela e abbiamo l'onore di avere appunto ospiti qui con noi i responsabili appunto dell'azienda, fra cui il CEO Javier Cansela. Sì, Javier è una persona fantastica innanzitutto perché sta dimostrando una grandissima volontà di diventare leader in questo settore. È giovane, cosa non da poco, quindi davanti a un futuro secondo me roseo, e poi ovviamente il fatto che sia voluto venire per la prima volta in Italia in questo progetto importante a me ha fatto enormemente piacere. Poi ovviamente oltre a lui ci sono state anche due persone, una nuova diciamo perché stanno ristrutturando anche un po' tutto il settore sales, no? A livello mondiale, quindi il nuovo direttore, e il nostro primo referente che è Matteo Vanzetto, che è l'export manager, quindi erano al completo, mi ha fatto enormemente piacere, credo che abbiano visto il grado di professionalità che intendiamo dare a questo progetto e insomma sembriamo realmente e veramente in sintonia. È davvero un onore poter ospitare in trasmissione Javier Cansela, CEO di TMC Cansela, grazie per essere qua con noi quest'oggi, e Matteo Vanzetto che è l'export manager di TMC Cansela. Allora Javier, la storia della tua azienda, so che c'è stato un rinnovamento dal punto di vista aziendale dal 2008, una rivoluzione proprio. Sì, nel 2008, abbiamo, scoperto una decisione sì, di nel 2008 abbiamo deciso di cambiare presa, l'immagine aziendale e del prodotto, puntando totalmente sulla qualità. E apostare totalmente per la qualità del prodotto. Quindi qualità e anche persone che lavorano dentro nell'azienda è molto importante per voi? Sì. I collaboratori sono la cosa più importante che abbiamo all'interno dell'azienda. Possiamo comprare robot, macchine per migliorare la produzione, ma alla fine, senza collaboratori, la Cansela non potrebbe ambire ai risultati che sta ottenendo e a quelli che verranno. E poi c'è stata questa introduzione della collaborazione con l'azienda Battini Agri. E che cosa ha comportato nella vostra azienda? Per noi è stata decisiva. Il mercato italiano per la nostra azienda può essere molto importante e allo stesso tempo molto difficile perché ci sono molti produttori. Però puntando sulla qualità e sulla collaborazione con Battini possiamo fare un gran lavoro. E come mai appunto scegliere la Battini Agri? Perché so che questo incontro è stato molto veloce. È stato semplice. La Battini Agri stava cercando un prodotto di alta gamma ed è quello che noi cerchiamo di presentare al mercato con un'immagine forte e di qualità. Quindi Javier, per il futuro che cosa ti aspetti? Mi auguro che TMC Cansela diventi leader a livello mondiale per quanto riguarda le trinciatrici nelle quattro gamme nelle quali lavoriamo e in Italia essere una marca riconosciuta e numero uno nelle vendite. Bene, allora gracias. Gracias. E questo discorso appunto viene avvalorato dai dati, giusto Matteo? Sì, viene avvalorato dai dati e abbiamo scelto questa partnership appunto con Battini perché attualmente la nostra parte export è inferiore alla parte appunto di vendita in territorio nazionale, quindi in territorio spagnolo, e le percentuali si dividono in un 55% diciamo a casa nostra e in un 45% per quanto riguarda l'export. Grazie anche ai terreni e alla formazione appunto della nostra penisola, diciamola così, visto che sono italiano, e siamo consapevoli e con il partner giusto sappiamo che arriveremo diretti al risultato. Sì, perché poi le persone sono davvero molto importanti, come diceva Javier, il famoso know-how, però sono anche è la qualità anche del prodotto e voi spingete molto su questo e siete anche certificati. Sì, allora, le persone sono la parte importante di qualsiasi azienda.
basti vedere Battini, le persone che appunto fanno parte dell'azienda, e dal lato umano sono veramente delle persone speciali, e in più sono veramente molto molto preparati. In questo caso, avendo gli stessi valori, è anche facile collaborare e è facile raggiungere lo stesso obiettivo insieme, no? Oltre alle persone, non ti nego che, specialmente a Javier, quindi al CEO, diciamo, dell'azienda, la direzione appunto aziendale e l'obiettivo e la vision aziendale è di sempre di più robotizzare l'azienda, quindi dare in questo modo un servizio al cliente finale e anche all'importatore, riducendo i tempi di consegna e non cambiando la qualità del prodotto. Che appunto è una qualità certificata. Sì, la qualità certificata, siamo orgogliosi di dire che siamo stati i primi produttori di macchine agricole a livello europeo e mondiale ad avere la certificazione dalla nota azienda SSAB per quanto riguarda l'utilizzo di Strengths and Hardox nei nostri prodotti. Insomma, per il futuro ti aspetti anche tu tanto successo? Sì, mi aspetto tanto successo, soprattutto vista la collaborazione e vista la professionalità di Battini Agri. Bene, allora io ti ringrazio, grazie Matteo. Grazie a te Agnese. E grazie Javier, avanti tutta! Grazie. Quando sono stato là ho visto realmente una delle poche aziende, e ne ho girate diverse, in grado di poter esplodere. È un genio del prodotto, è un maniaco del prodotto, l'azienda già adesso è altamente robotizzata, ha questa ambizione di diventare leader mondiale. Per diventare leader mondiale ovviamente servono ancora dei gradini importanti, ma è sulla strada giusta, perché sta già arrivando, già in termini di fatturato, ad essere tra i più importanti d'Europa, quindi credo che ci siano realmente le basi per poter avere un grandissimo futuro. Maniaco della robotizzazione, l'hai detto, e anche maniaco della qualità del prodotto, tant'è che vengono testate le macchine quasi esasperandole. Le esaspera, lui segue due settori che sono veramente molto delicati, perché il macinare sassi e entrare in un business forestale, ovviamente tu entri in questi due settori e quindi hai dei competitor di altissima qualità. È ovvio che deve cercare di coprire un po' tutto il business del mulching, e nel business del mulching ci sono dentro anche macchine agricole a campo aperto. Dobbiamo combattere anche con prezzi diversi, ma la sua grande volontà è quella di aumentare talmente i numeri per poter servire la stessa qualità anche a piccole e medie aziende. Abbiamo visto dalle comparazioni che ha preparato Christian che abbiamo veramente poco gap rispetto ai più diciamo economici, siamo già in linea con i maggiori produttori europei, anche costruttori italiani, quindi questo ci fa realmente ben sperare. Che poi tra l'altro durante questo convegno importante abbiamo visto le quattro gamme appunto di TMC Cancela, visto dei filmati, e anche il pubblico è stato molto così, è rimasto senza parole. Quando fai vedere filmati come quelli che abbiamo fatto vedere, credo non ci sia nessuno che non rimane attonito, perché obiettivamente vedi cose che non hai mai visto. È evidente che quando le vedi capisci subito, e sai perfettamente che quando decidi di entrare, come ho detto poco fa, in business del genere serve solo una macchina di qualità. Quindi si è parlato di strengths, si è parlato di certe cose, proprio perché ritorno al fatto della voglia sostanziale che ha Javier Cancela di diventare leader. Lo diventi solo se cerchi il massimo della qualità. È ovvio che qui abbiamo anche un'azienda che ha puntato in nicchie dove altri produttori non hanno pensato, per esempio la gestione delle trince idrauliche da montare su scavatori anche di grosse dimensioni, credo sia un'altra nicchia, quindi è veramente una gamma completa. Credo che così completa nel mondo della meccanizzazione agricola ci sia veramente solo TMC Cancela. Poi anche al servizio comunque dei clienti, perché fra l'altro verranno presentate delle macchine proprio pensate per le nostre campagne, quindi con profondità diverse, e questo è molto interessante. Siamo in una situazione dove, per esempio in Italia, e parlo di Nord Italia, c'è una forte incentivazione al diciamo rinnovamento di alcuni pioppetti, per esempio. Serviva una trincia che andasse in profondità e che togliesse le radici dei pioppi che vengono tagliati. È evidente che per andare a 30 centimetri di profondità e per
distruggere completamente una radice serve una macchina di un certo tipo. Lui ha voluto entrare prima in nicchie di un certo tipo e poi ovviamente focalizzarsi anche al resto che serve ad ogni mercato, però è molto molto tecnico e credo che quando tu sei già forte su dei settori molto difficili da seguire diventa un po' più semplice seguire quelli più facili. Insomma, arrivati al termine di questa conferenza, sicuramente hai tratto delle conclusioni anche in base alle domande e ai quesiti che comunque sono stati posti. Sicuramente l'anno scorso abbiamo avuto più sottolineature. Oggi è stato bello capire dalla rete che tutto quello che c'era stato chiesto l'anno scorso è stato sostanzialmente coperto. È evidente che anche con TMC oggi si sono esaltati alcuni prodotti che non sono in gamma per la troppa specificità di quelli che sta producendo, ma che servirebbero per alcuni dealer. Quindi sicuramente inizieremo a lavorare anche su questi. E ti pongo lo stesso quesito che ho posto a Javier Cancela. Per il futuro, visto che siamo quasi a fine anno, c'è ancora margine per lavorare bene, in più c'è EIMA, in più c'è il 2019-2020, insomma qua c'è da lavorare tantissimo. Che cosa ti aspetti? Beh, mi aspetto, qualche puntata fa l'abbiamo detto, mi aspetto di continuare questo trend. Ad agosto siamo ancora in aumento rispetto all'anno scorso, che nel festeggiamento dei nostri 50 anni abbiamo detto come l'anno più bello della nostra storia. È evidente che c'è ancora un trimestre, però l'EIMA quest'anno credo ci dia maggior forza nel raggiungere questo traguardo importante che ci siamo posti, che è ovviamente un qualcosa in più dell'anno scorso, perché non c'è mai da accontentarsi. Allora, grazie mille Sandro Battini. Grazie a voi. E quindi anche noi di Agriinforma non ci fermiamo mai e voi dovete sicuramente seguire le prossime puntate di Agriinforma perché parleremo ancora di tanta tecnologia. Quindi buona domenica a tutti e arrivederci alla prossima puntata di Agriinforma.